io sono fino a prova contraria il denunciante e non l'indagato o il processato. Non ho ricevuto nessun avviso di garanzia. Da dove vi risulta che io sia indagato? Lo affermano alcuni organi di informazione, guarda un po' sempre gli stessi. Vi assumete la responsabilità di quello che avete scritto. Fornite per cortesia all'Aula la prova di quello che avete scritto e la prova sulla quale avete basato la vostra mozione di sfiducia. Era il 7 novembre del 2017 quando Paolo Frattura, nell'Aula di Palazzo Daimmo, in occasione della mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle e dal centrodestra, con toni abbastanza alterati, evidentemente per tentare di trasformare una bugia in verità e convincere i consiglieri della sua maggioranza a votare contro la mozione di sfiducia, attaccava a testa bassa la solita stampa, cioè Telemolise, sostenendo che la notizia diffusa circa l'indagine a suo carico per calunnia era totalmente infondata. Ora invece si comincia a far luce sulla vicenda giudiziaria che vede protagonisti il governatore della regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, e l'avvocato Salvatore Di Pardo, indagati a Bari per calunnia nei confronti del nostro direttore Manuela Petescia e del magistrato Fabio Papa. I due, Frattura e Di Pardo, infatti, sono attesi a Bari lunedì 5 febbraio per sostenere l'interrogatorio di garanzia davanti ai PM Rossi e Giannella. Come si ricorderà, nel maggio scorso Manuela Petescia e Fabio Papa, sempre a Bari, furono assolti con formula piena da tutte le accuse mosse dal governatore Frattura, sostenuto nell'occasione dalla testimonianza di Salvatore Di Pardo. Il magistrato Fabio Papa, pochi giorni fa, con provvedimento del CSM, è stato reintegrato nel suo incarico presso la procura del Tribunale di Campobasso. La notizia di Bari è stata divulgata dall'ANSA e confermata dallo stesso governatore Frattura, che lunedì 5 febbraio sarà ascoltato dal PM per l'interrogatorio di garanzia, ma era stata anticipata da indiscrezioni a settembre del 2017. Di fatto però la stessa notizia era contenuta nella sentenza del giudice Diella, che aveva dato l'indicazione di procedere d'ufficio per calunnia contro Frattura e Di Pardo. Sempre all'ANSA il governatore ha dichiarato: vado a Bari e ascolto quello che mi dicono, non so cosa dire prima di andare. Già, Frattura va ad ascoltare, l'interrogato però è lui e non il PM, ma tant'è. Preciso, ha concluso Frattura, che solo ieri mi è stato notificato l'avviso di garanzia. Eppure l'avvocato personale di Frattura, Marco Franco, intervenuto telefonicamente alla puntata di Moby Dick del 20 ottobre 2017, dichiarò: lui, per una questione di coerenza etica, professionale e morale, ha dovuto iscrivere Paolo Frattura e Salvatore Di Pardo sul registro delle notizie di reato per il reato di calunnia. Dunque, 15 giorni prima del 7 novembre, data della discussione in aula sulla mozione di sfiducia, Marco Franco era a conoscenza dell'iscrizione sul registro degli indagati di Paolo Frattura e Salvatore Di Pardo, ma lui, il governatore, non ne sapeva nulla e anzi inviava i soliti strali contro Telemolise, colpevole a suo dire di aver diffuso notizie false. Delle due l'una: o Paolo Frattura non ha rapporti con il suo avvocato di fiducia o continua a mentire sapendo di mentire.